Ciao ragazzi, ben ritrovati da Andrea Link e benvenuti in questo nuovo episodio di Yu-Gi-Oh! Finalmente oggi iniziamo l'avventura su Yu-Gi-Oh! GX. Dopo aver sconfitto con grande maestria e abilità il faraone Atem, finalmente possiamo passare a Yu-Gi-Oh! GX o GX se preferite. E il primo episodio di questo nuovo Yu-Gi-Oh! È il prossimo re dei giochi. Cominciamo con il primo duello allora. Vediamo cosa ci racconta il nostro amico Infinite. Sì, è un gioco di parole con infinite, infinito, perché poi c'è il simbolo qui che sembra un papillon. In realtà è il simbolo dell'infinito, ma che ve lo sto a dire a fare. Grazie a Yugi e ai suoi amici, i duelli diventarono un fenomeno mondiale e accademie di duellanti spuntarono ovunque, figuriamoci. L'aspirante duellante Jaden Yuki aveva ricevuto la possibilità di fare parte di una famosa accademia del duellante. Doveva vincere un duello per passare l'esame d'ammissione. La cosa bella è che nell'anime usavano carte che poi erano state bandite, poi venivano sbannate. Se io andassi a duellare oggi con il deck che avevo allora, credo che entrerei nella classe più alta, ovvero gli obelischi, ma è una storia un po' complicata, vediamo. Facciamocelo spiegare dal gioco. Mentre si stava dirigendo frettolosamente a scuola, urtò una misteriosa persona che assomigliava a una figura familiare del passato. Sei un duellante, giusto? Sì, ho intenzione di iscrivermi all'accademia. Veramente? Sì. Ehi, ma tu sei... Perché non prendi questa? Qualcosa mi dice che appartiene a te. Wow, davvero? Buona fortuna. Non è mai successo, ma... Cioè, in realtà è successo, ma è un po' complicato. Comunque sia, Jaden era in ritardo e si precipitò all'accademia sperando di arrivare in tempo per il duello. Va bene, è giunto il momento dell'esame. Figliolo, come ti chiami? Jaden Yuki. Bene, Jaden Yuki. Sono il dottor Velian Crowler, direttore del Dipartimento di Arti Tecniche qui all'Accademia del Duellante. Questa gente che fino a un secondo fa non si sa neanche dove stava, cosa stava facendo, all'improvviso professore di duelli. Deve sentire che indosso, credevo che fosse una strana mascotte, come una maggioretta o una ragazza pompon. Come posso ottenere una di quelle belle giacche brutte duellante come quella che indossa lei? Un sacco di lavoro duro e voti alti. Ovviamente, per prima cosa devi essere ammesso all'accademia. E va bene, duelliamo allora. Maestro ed esperto, quanti anni è che non vedo una carta del genere? Ok, oggi scopriremo le evocazioni e le fusioni. Vabbè raga, sto duello lo taglio perché tanto è inutile, ci fa giocare il gioco che ci fa vincere per forza. Vabbè, abbiamo vinto in maniera guidata purtroppo. Impossibile, questo delinquente non può avermi sconfitto, e invece sì. Sconfiggendo il dottor Crowler, Jaden fu ammesso all'Accademia del Duellante. Il problema era solo uno. Benvenuti studenti, sono il cancelliere Shepard, preside dell'Accademia, e voi siete i migliori e più brillanti giovani duellanti del mondo. Ora per favore occupate i vostri posti nei dormitori assegnati, penso che vi troverete abbastanza comodi, naturalmente dipende da come vi siete classificati. Beh, non so se lo è anche per te, sai, ma io sono nel dormitorio Slifer Rosso, fortissimo anch'io! Anche Bastian è Slifer Rosso? No, io sono un drago alato di Ra. Comunque sia, loro hanno una capanna con un terrazzo, quelli dello Slifer. Poverini. E comunque sia, gli Slifer sono quelli più bistrattati, sono quelli che si sono classificati giusto per un pelo, nonostante loro due abbiano vinto con molta maestria e abilità. Ma non importa. Questa sarà la nostra stanza per il primo anno. Tra l'altro Cyrus fa anche, no, delle battute. Ti immagini tu eri un faraone e io il tuo guardiano Seto? No. Non lo sei, non è mai accaduto. Attenzione, c'è Chumley Huffington. Che cosa succede? Quelle cose sono chiuse per un motivo, va bene. E siamo nella stessa stanza insieme a lui? Wow, è un orso? Qui ci sono tre tipi di studenti, ecco questa è la cosa interessante. Obelisk blu, Ra giallo e Slifer rosso. Gli Obelisk sono quelli ovviamente più alti, gialli secondo livello più alto. E poi ci siamo noi, le meraviglie rosse, perché però facciamo schifo. Quindi, abbiamo anche un professor, Lyman Banner, che probabilmente è Banner dal nome di Bruce Banner, quindi diventerà un Hulk rosso, quello più cattivo. Ad ogni modo, abbiamo vinto il primo duello abbastanza facilmente, quindi direi di proseguire. Un duello amoroso, quindi primo vero duello, però sappiamo tutti quanti come andrà a finire.
Essendosi arrabbiato con Jaden perché si faceva beffe di lui, il dottor Crowder crea una lettera d'amore falsa da Alexis Rhodes, che sappiamo essere il cantante, o meglio la cantante dei Guns N' Roses in questo universo. Crea una lettera d'amore falsa da Alexis Rhodes, la migliore tra gli studenti Obelisk Blu. Da quando ti ho visto mi sono innamorata di te. Troviamoci stasera dietro il dormitorio delle ragazze. Affettuosamente, Alexis Rhodes. Però Crowder è un tonto che non sa leggere, infatti fino a ieri stava lavando i piatti, e ha messo la lettera amorosa nell'armadietto di Cyrus e non di quello di Jaden. Quindi, a quanto pare però Jaden si è presentato. Lei vuole denunciarli perché si sono intrufolati in un dormitorio che non è loro. E Cyrus però non vuole essere espulso. Ma siccome Cyrus non sa duellare, ci pensa Jaden. Wow. Proprio top storia. Comunque sì, ho vinto. Secondo. Prima le signore, no? È così. Oddio, cos'è sta riga blu in mezzo al... Possibile che non ci abbia mai fatto caso. Oddio, questo è vero, c'ha gli Etual. Gli Etual li ho usati per un po', ma non è proprio il top alla fine. Emerge un eroe coperta e ok, rinforzi dell'esercito, attiviamola. Magari c'è qualche carta tipo spolverano delle arpaie. Oddio, Sparkman mi interesserebbe per fare una cosa. Però evo Burstinatrix. Cioè Burstinatrix, non Burstina. Abbiamo anche calore, ora elementare, non lo so, non lo conoscevo. Ah, ok. Allora, potrei fare il saggio delle fusioni. Polymerization. E direi di attivarla su... Oddio, potrei anche aspettare che mi attacchi, eh. Perché... Meglio aspettare. Va bene, va bene. Quasi bene. No. Ok, Sabertutù. Non attacca. Allora, facciamo così. Allora, vabbè, per scoperta, quindi non devo pagare nulla. Perché non ho bastione? Niente, finiamo così. Ho tre Avion, tre di quelle della fusione con Sparkman e Clayman e non ho bastione. Allora, vediamo un po'. Ok, perfetto. Cyber prima. Sì, va bene. Ecco, attiviamo a catena questo. Perfetto. E facciamo tornare in mano prima. Ti piace? Vabbè, sì, distruggimi, Clayman. Va bene. Se pesco Avion... Ah no, cancello da fusione. Evochiamo Burstinatrix e poi facciamo... Così... Buona, però per evitare appunto di non fare danno, lo so che potevo fare in un'altra maniera, fare 2000 danni, ma lascia fare, lascia fare. L'ho giocata apposta, sì, ma ho tutta una strategia in mente. Vedi? Ho una puttina, usiamola. The Pot of Greed. Il guerriero sopravvissuto. Dal cimitero ci riprendiamo Clayman. Ragazzi, 4000 punti danno precisi. Se non ha forza riflessa. Combattimento ripetuto. Non esiste. Voglio sentirla urlare! Non urla, ok. Non fa nulla. Ho vinto, un accordo è un accordo. Ha vinto, quindi noi siamo liberi. Sì, due volte l'ha detto. Bene, ragazzi. Noi manterremo il segreto di ciò che è successo questa sera. Jaden mi ha battuto onestamente. E questo è tutto ciò che doveva fare. Beh, in realtà ho vinto solo per un pelo. No, no, proprio no. Non ci ha toccato lei. Anche se sarebbe stato bello essere toccati. Il duellante ombra. Jaden e i suoi amici Cyrus e Chumley stanno vagando per la scuola quando trovarono un vecchio dormitorio abbandonato. Si diceva fosse infestato dagli spiriti. Con grande sorpresa trovarono lì Alexis, ma non c'è niente qui. Alexis, che ci fai qui? Stavo per chiedervi la stessa cosa.
Abbiamo sentito parlare del Tormitore e volevamo dare un'occhiata. Beh, sì, ma da queste parti i ragazzi spariscono. Ma è solo una leggenda metropolitana. No, non lo è. Credetemi, io lo so, perché lei è scomparsa, infatti. Altrimenti, perché l'Accademia renderebbe questo luogo completamente proibito? Cioè, non so se scompare. Io non mi ricordo di aver visto tutto quanto Yu-Gi-Oh! GX. Io ho visto tipo il primo episodio, il secondo, e poi sono ritornato dopo una decina di episodi perché, vabbè, impegni e cose varie, ma. Allora, perché tu sei qui? Uno dei ragazzini scomparsi qui era mio fratello. Allora le voci sono vere! Jaden, andiamocene! Io invece voglio entrare, ma non c'è nulla! Dove vuoi entrare? Non hanno fatto lo sfondo qui. Chi è questo? E tu chi sei? Era Titan, un noto assassino assunto dal dottor Crowder per sbattere Jaden fuori dall'accademia. Titan intrappolò Alexis in una bara per usarla come esca a tirare Jaden in un duello. Va bene. Lo lascio andare solo se mi batti al gioco delle ombre, ma così? Io non ho paura di duellare con te, ma il gioco delle ombre non esiste. E invece sì. Ok, allora. Beh, non ci beccherai, specialmente Alexis. Se non vinci, lei è mia per sempre, come lo sarai tu. Io mi terrei solo Alexis, mo, giusto per gusti personali, però. A meno che questo non è uno di quegli esaltati che raggruppa anime di tutti quanti malcapitati per poi farci, che ne so, risorgere un mostro strano o cose del genere. Ah, qui mostro reincarnato quanto mi fa schifo quella carta. Abbiamo Gigante del Tuono e Evion. Bottina della verità. Polimerizzazione non manca mai in mano. Prendo Sparkman, non si sa mai. Anche se Sparkman poteva fare un'altra fusione con un altro eroe elementale per fare Wildman. Era Evion e Clayman, era una fusione strana. Comunque sì, evochiamo Evion, va. Mi piace Evion come eroe. Tacchete e tacchete. Poi posso usare anche Mostro Reincarnato per farmi tornare una carta in mano. E penso che la tipo userò subito. Sarebbe la cosa migliore effettivamente farla. Sì, potrei aspettare, ma no. Ah, devo scartare, è vero. Cacchio. Mi ero dimenticato che bisognasse scartare. Vaffan bagno allora. Niente, sprecata. Mi ricordavo che funzionava tipo. La usi e ti riprendi una carta in mano. Invece no. Devo scartare anche. Cioè, devi scartare una carta per riprendere un mostro in mano. Neanche evocarlo. Troppo OP, non sia mai. Pandemonio. Era Pandemonio? Non c'era altro nome sta carta. A questo punto io evocherei Sparkman. Bello Sparkman. E attacchiamo con Evian. Sai com'è, no? Quando distruggi un mostro, tu prendi danno pari all'attacco, vero? Ok, quindi un altro mostro da mandare al cimitero e farti prendere. Che me ne faccio di mostro reincarnato quando ho mostro resuscitato? Non lo so. Il gioco è stupido. Burstinatrix in attacco. Vabbè, Burstinatrix, chi se ne frega come si dice. L'importante è che faccia danno. 2000. Wow, ma sei scemo? Ok. Ok, questo in realtà è teschio evocato, eh. Perfetto, va bene. Ah, ok, teschio evocato, ok. Sì, diamo la carta. Sprecata proprio. Mi dispiace, coso. Bellissimo. Bellissimo sto duello. No! Jaden fu in grado di sconfiggere Titan e liberò Alexis dalla bara. Però
Buongiorno, Dormigliona! Dove sono? Cosa ci fai qui? Siamo qui perché abbiamo dovuto trovare Cattivone, vincere il duello e salvare la donzella in pericolo. Oh, sì, quell'uomo strano mi ha rapito. Abbiamo trovato la tua carta e questa foto. Che foto? Una foto di mio fratello? Oh, te l'ho mostrata per farti sapere che noi vogliamo aiutarti a trovarlo. Dopotutto non possiamo lasciarti cadere in un'altra tomba mentre lo cerchi da sola. Anche perché fino ad ora sembri essere l'unica traccia di femmina in questo dormitorio, quindi. Dormitorio in questa accademia, quindi sai com'è, no? Ma un altro duello io ce lo infilerei, dai. Cyrus pensava di non essere abbastanza forte per duellare. Così lasciò una nota a Jaden per dirgli che avrebbe lasciato l'accademia. Però Jaden e Chamri cercarono il fratello di Cyrus, ovvero Zane. E Zane non era sorpreso che Cyrus si stesse arrendendo. Allora, quello è Zane, il miglior duellante della scuola. Vuoi mollare? E beh, sì, un po'. Un po'. Tu sei suo fratello maggiore, come fai a dire questo? Perché lo conosco. Scommetto che tu pensi di conoscerlo. In realtà non lo conosci per niente. E te lo proverò adesso, preparati a duellare. Duellare contro uno Slifer, certo, perché no? Dopotutto è un po' che non faccio un giro nei bassi fondi. Allora preparati! Marrano! Pellone! Filibustiere! Toh, carta! Ah, io sono Zane? Ah! Allora deve perdere Jaden. Abbiamo ovviamente le fusioni. Ah, sono quello con il Cyber Drago, è vero! Zane è quello col Cyber Drago! Giusto! Allora, evochiamo il Cyber Drago. Giustamente. Attiviamo anche il cancello della fusione. E impianto di riparazione. Mettiamo. Sì. Mettiamo Cyber impianto di riparazione. Non ricordavo se stesse questa carta coperta. E. Attacchiamo allora. Oddio, 1500 è un po' basso, Però abbiamo l'effetto. Bubble Man. Bon. Ah! Può usarlo anche lui, è vero. È terreno. E so cattimo. Ma voglio ride. Che bello. Allora, prendiamo un mostro, luce, macchina dal deck alla mia mano. Ok. Ma e sapete perché? Perché posso evocarla specialmente. Perché io non controllo mostri, lui ne controlla solo uno. Poi. Evochiamola specialmente. E a questo punto. E dato che ho Proto Cyber Drago e Cyber Drago, posso attivare l'effetto di cancello della fusione. Ed evocare Drago Cyber Gemello. Ora, la cosa è una sola. L'unica cosa. Ok? Io posso attaccare due volte durante una battle phase. Però. Qualora lui abbia forza riflessa perché Jaden ce l'ha, sono cavoli. Non ce l'ha. Va bene. Segnale dell'eroe, nulla di che. Ma posso attaccare due volte! Ehi! Ciao! Sei scoperto, non hai mostri da fusione? Cioè, ce l'hai ma non in mano, spero. Sarebbe il colmo, vabbè. Scelgo. Cyber Fenice. Mi piace. E evochiamo Cyber Larva. Battle Phase e One. Ah, ho vinto. Giusto. Perché faccio due attacchi diretti e. Buona. Cioè, quasi vinto. Non è che non so contare, però. In teoria ci siamo. Non ha carte in mano praticamente. Ah, mo la metti? C'è qualcosa che non quadra. Vediamo un po' che fa. Nulla. Allora attacco. No, finiamolo con la larva. E buona Cisi. E anche questo duello è andato. Boh, insomma, non è che sono tanto difficili i primi duelli, questo è chiaro. Grazie per il grande duello, Zane! Allora, Zane, cosa ne pensi? Penso che Cyrus abbia scelto dei buoni amici. Tuo fratello ha delle abilità incredibili. Beh, almeno io e Luke. Non è vero. Dai, andiamo a casa e lavoriamo ai nostri deck. Ma sì. Ragazzi, io direi che per oggi può anche bastare così. Abbiamo fatto quattro duelli in realtà. Dato che il primo, vabbè, diciamo che il primo non conta, però. Allora, in ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito il video. Vi ricordo ovviamente che in descrizione c'è il link per Instagram.
E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye!